Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con eccellenze italiane. Oggi parleremo di chirurgia guidata in implantologia dentale e lo faremo insieme alla dottoressa Simona Raitieri che è in collegamento con noi da Milano. Buonasera dottoressa e benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Veramente, dottoressa, dovrei dire ben trovata perché lei non è la prima volta che è qui con noi. Quindi, chirurgia guidata in implantologia dentale, di che cosa si tratta? Allora, si tratta di una nuova metodica attiva da alcuni anni che aiuta il chirurgo orale e agevola il paziente nell'inserzione degli impianti dentali e quindi nella riabilitazione finale della bocca. Allora, adesso vi spiego un momentino come funziona. Innanzitutto, per poter approcciare a questa metodica, come in generale per qualsiasi intervento chirurgico orale, è necessario approcciare il paziente e fare prima un'anamnesi generale, cioè conoscere le condizioni sistemiche del paziente, quindi le possibili patologie o comunque i problemi di salute. E poi un'anamnesi orale del paziente, cioè visitare il paziente all'interno della bocca e valutare possibili problematiche, tra cui ad esempio infezioni, infiammazioni, presenza di carie, di parodontopatia, insomma, tutte le problematiche che ci sono all'interno della bocca. Per poi valutare un piano di trattamento e quindi le cure necessarie in modo tale da arrivare alla salute orale. Dopo aver raggiunto questo obiettivo è possibile ed indicato l'inserzione degli impianti. Ovviamente bisogna anche controllare tutte le terapie farmacologiche in atto seguite dal paziente, perché questo può comportare delle complicanze o comunque è necessario conoscere i farmaci per conoscere le patologie del paziente in modo tale da potersi gestire nella maniera migliore e anche per sapere se il paziente può o non può eseguire questo tipo di intervento. La cosa importante per poter iniziare questo tipo di interventi è un esame radiologico accurato, che avviene tramite panoramica e TAC con BIN. Allora, innanzitutto bisogna preparare il paziente igienicamente, quindi si visita il paziente, se il paziente ha problemi di igiene orale, quindi accumuli di tartaro, di placca o quelle che vengono chiamate tasche parodontali, si fanno dei trattamenti ad hoc per sanificare e igienizzare la zona. Dopodiché c'è una gestione pre e post chirurgica. Quindi la gestione pre è tutte le cure e anche una spiegazione accurata di quello che si andrà a fare in modo tale che il paziente sia conscio di come si deve comportare e di quello che lo aspetta. Durante poi una prima fase, alle volte è necessario fare delle estrazioni dentali, per cui è importante valutare le sedi di estrazione, è importante valutare gli spessori dell'osso e se necessario si esegue anche una rigenerativa ossea preimplantare in modo tale che al momento in cui noi decideremo di inserire gli impianti troveremo una condizione ottimale sia come spessori, altezze e anche come densità ossea. Come dicevo, è importante lo studio del caso perché in questo tipo di metodica non si va più dal dentista e si fa l'intervento e se ci sono delle complicanze si vedono al momento. Naturalmente avviene anche questo se dovesse essere necessario, ma i rischi, i problemi, le difficoltà o comunque qualsiasi difetto si analizza prima. E sta in questo l'innovazione. Pertanto si eseguono degli esami radiografici, quindi preliminare è l'esecuzione dell'ortopantomografia, comunemente chiamata panoramica dentaria, e per valutare correttamente gli spessori ossei, le profondità e anche le relazioni anatomiche di interesse dell'area, si esegue un TAC con BIN. Quindi un TAC che ci può dare anche gli spessori, quindi la profondità.
Dopodiché, che cosa si fa? Tramite un programma dedicato, ne esistono molti sul mercato, dopo farò vedere qualche slide con qualche piccolo esempio, un programma computerizzato, come se fosse un CAD/CAM per capirsi, inviando la TAC o al tecnico specializzato o comunque inserendola su questi programmi, è possibile creare una simulazione virtuale dell'inserzione degli impianti. Pertanto, che cosa si fa? Si analizza la TAC, si guardano gli spessori, le altezze, le relazioni anatomiche, si riesce anche a valutare la densità ossea, per cui in questo modo si capisce che tipo di impianti mettere, con quale profondità, eccetera, insomma. Quindi si valuta tutto l'intervento in maniera preliminare. Dopodiché si mima l'inserzione dell'impianto e si posiziona dove si ritiene opportuno. Dopo averlo virtualmente posizionato, è possibile ruotare l'immagine, valutare appunto se l'impianto è posizionato correttamente, se l'impianto va in contatto con aree anatomiche che non sono adeguate e così via. A quel punto, quando poi si decide realmente dove l'impianto o gli impianti in caso di riabilitazione multipla verranno posizionati, sempre tramite questo tipo di programmi computerizzati, si progetta la dima chirurgica. Che cos'è la dima chirurgica? È fondamentalmente una mascherina che viene posizionata all'interno della bocca e ha un appoggio che può essere sia dentale sia mucoso, cioè un paziente che ha presenza di denti e ha dei denti mancanti, la dima si appoggerà su questi denti in parte in modo tale da poter rimanere bloccata, ferma e determinare le posizioni corrette per il clinico per l'inserzione degli impianti. In alternativa, un paziente edentulo, il quale non possiede degli appoggi dentali, non è un problema perché si otterrà un appoggio mucoso che poi si stabilizza in vari modi. Normalmente si blocca con delle piccole vitine nel momento dell'intervento, quindi sotto anestesia, che poi vengono rimosse. Una volta creata dai tecnici specializzati queste mascherine di posizionamento, dette dime chirurgiche, si fa arrivare la dima in studio e la si prova sul paziente, per ovviamente evitare qualsiasi complicanza. Ci fosse un difetto nella dima, non si potrebbe magari eseguire l'intervento suddetto. Pertanto si prova la dima, se tutto è corretto, a questo punto si prende l'appuntamento per l'intervento del paziente e il giorno dell'intervento si posizionerà la dima e si eseguirà l'intervento. Ecco, queste sono due immagini che fanno vedere questo tipo di software. Come è possibile vedere, sono software molto raffinati e tramite la TAC si riescono a evidenziare ad esempio l'andamento del nervo alveolare inferiore, come si vede nell'immagine di sinistra in basso, quella riga rossa che corre nell'osso è il nervo alveolare inferiore, quindi si localizza il nervo, dopodiché appunto si valutano spessori, altezze e quant'altro, si mima l'inserzione degli impianti e in un secondo momento si crea la mascherina chirurgica. Tutto questo in maniera computerizzata. Ecco, questo piccolo video illustrativo fa vedere che cos'è la mascherina chirurgica. Allora, come si vede è una mascherina trasparente, normalmente trasparente, fatta in resina, di una resina specifica, che ha degli appoggi dentali e dopodiché si posizionano sui denti, si blocca la mascherina e tramite questi fori, che sono stati studiati appositamente, si inseriscono gli impianti. Finito l'intervento, si toglie la mascherina e gli impianti sono stati posizionati. Dottoressa, quindi quali sono i vantaggi di questo metodo? Allora, i vantaggi di questo metodo sono la precisione e la predicibilità dell'intervento. In passato, o comunque anche adesso, può capitare che un paziente si presenti in studio, debba fare l'intervento, siano stati valutate le lastre apposite,
però magari durante l'intervento si osserva che l'impianto che si era deciso di mettere non va bene, quindi bisogna cambiarlo in corso d'opera, piuttosto, non necessariamente intendo quando è già inserito nell'osso, però si valuta che ci sono delle problematiche, osso che non ha lo spessore o la densità che si credeva che avesse, e di conseguenza poi sono tutte cose che possono creare poi delle problematiche successive sia nella guarigione sia nella protesizzazione, e chiaramente questo comporta delle scomodità o delle problematiche per il paziente. Facendo tutto in maniera preliminare, diciamo che ormai quasi il 70-80% degli inconvenienti vengono ridotti, quindi c'è anche una sorta di comfort per il paziente arriva, sa già tutto, è già stato tutto studiato, il chirurgo si è preparato e di conseguenza è tutto molto più scorrevole e molto più semplice, se vogliamo, da un punto di vista puramente chirurgico. Quindi si arriva all'intervento vero e proprio totalmente preparati sia da parte del chirurgo che il paziente, ma rispetto al metodo classico, al metodo precedente, quali sono le differenze? Allora, le differenze sono che sicuramente la tecnologia oggi ci aiuta molto proprio perché tramite un TAC con VIN e un software dedicato si riesce a creare questa simulazione virtuale che permette all'operatore, quindi al chirurgo, insomma al dentista orale e al tecnico che poi dovrà eseguire anche la protesizzazione su questi impianti, che ovviamente avviene in un momento successivo, o può venire anche nell'immediato, perché in un'altra intervista avevamo parlato di carico immediato, ma lasciando adesso perdere questo argomento. Quindi agevola il tutto perché si riesce a predire anche la futura protesi, come dovrà chiudere sui denti. Poi è chiaro che ci sono prove e quant'altro, perché ovviamente insomma sarebbe troppo facile. Però sicuramente l'utilizzo delle tecnologie adesso ci ha fatto fare un grande salto in avanti sulla qualità che riusciamo a offrire ai pazienti e anche sul comfort per i pazienti da un punto di vista puramente medico. Quindi il paziente fa tutto in maniera preliminare e quando arriva alla seduta chirurgica i tempi si riducono e sicuramente anche in una successiva seduta protesica già si riesce ad avere una serie di riferimenti migliori, molto, molto più elevati. Se poi si abbina anche lo scanner orale, come ad esempio avevamo parlato anche lì in un'altra intervista, la qualità si ottimizza all'ennesima potenza. Benissimo, dottoressa Raiteri, la ringrazio sempre per essere qui con noi, è sempre un grande piacere ascoltarla, a presto. La ringrazio io e auguro a tutti buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.